L'ars dubitandi è una delle basi della creatività, dei gelosi attributi umani. Prego. Siamo una società sbilanciata sulla cultura della risposta. Prego. Siamo appesi al flusso immateriale delle informazioni. Prego. Siamo diventati appendici delle macchine, come nel cavaliere inesistente, prigioniero a tal punto della sua armatura da esserne svuotato. Prego. E siamo anche città invisibili. Sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, odri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacariche, docce, trapezi, anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame, pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. Thank you.
Diventerebbe una persona con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, di urti, di oppressioni. E la giostra delle fantasie si fermerebbe. Valore delle cose, ora lo nega. Non tutto quello che sembra valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Ringraziamo i ragazzi del CAS, del centro di accoglienza
prima accoglienza del Caritas di Pescara, Penne, per aver partecipato. Si tratta della performance La città invisibile, ispirata all'opera di Italo Calvino. Ovviamente le parole sono tratte sia dall'omonima opera di Italo Calvino, sia all'inizio c'erano anche parole tratte dal libro Il Visconte Cibernetico, che presentiamo stasera con il rettore Andrea Principe. E realizzata ovviamente la performance, realizzata quindi dai corsisti del laboratorio di arte performativa che si chiamava appunto La città invisibile, sostenuto e ospitato dalla Fondazione Pescara Abruzzo nel mese di novembre, quindi il mese scorso, e appunto dagli ospiti del cast del Caritas di Pescara. Ringraziamo anche Ottavia Orticello, l'attrice Ottavia Orticello, e Piero Della Monaca a Sax. Grazie.